Ciao a tutti ragazzi, sono Alex e siamo tornati su Brawl Stars questa volta. Come vi avevo promesso, visto che siamo arrivati nell'ultimo video a 10 mi piace, per ora mi sembra che siamo arrivati a 10, andiamo a sciupare nel negozio che mancano 7 ore l'Elfa Penny, come vi avevo promesso appunto. Quindi lasciate like se volete che shoppi altre skin o comunque per supportarmi. Io vi ringrazio. Sto senza cappello oggi per farvi vedere i capelli, anche se non me ne frega assolutamente niente perché li ho tagliati. Detto questo, andiamo a shoppare subito. Boom! Elfa Penny. Ok, adesso che abbiamo shoppato andiamo a metterla subito. Dove sei? Eccola qua. Bellissima anche lei, mi piace moltissimo questa skin. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa skin. Tra poco arriverà la sfida del torneo che andremo a fare insieme sicuramente. Quindi attivate la campanellina e iscrivetevi. E purtroppo Ruba Regali se n'è andato. Modalità che era molto carina, secondo me. Non era assolutamente male, giocabile, gustosa da giocare. Siamo contro un Mortis che ci vuole Mortis. Un attimo, aspettate. Ok. Erano i rumori molesti in sottofondo, li ho spenti. In realtà era una stufa perché fa abbastanza freddo. Mortis, vediamo se riusciamo a ucciderlo. No, si è nascosto là dietro. Ok, però non sta andando male. Mortali, guardate com'è carino. Peccato che le palle di cannoni siano sempre le stesse. Ok, eccolo qua. Prendiamoci tutto. Non moriamoci, magari. Siamo morti malissimo. Mortali che ci aiuta. Mortis che va a recuperare tutte le gemme che abbiamo perso. Una partita abbastanza fatta, direi. Mettiamo il mortaino un po' più avanti. Mortis ci aiuta e quindi ci riprendiamo anche quelle gemme lì. Quello pushava come se non ci fosse un domani. Qua attendissimi a non morire. Moriamo adesso? No, schiviamo tutto. Stecchino lì non mi sembra molto pratico. Questo Mortis continua a ammazzarci, però non c'è assolutamente problema perché le gemme le abbiamo noi. Mancano 8 secondi. Ti difendo io. Ok, buttiamo un altro mortaio qui davanti per far vedere chi comanda. E prima partita, prima vittoria, molto easy. Siamo anche i migliori. Molto carina, sì, molto bella la skin. Anche perché non ci sono molte persone che utilizzano le skin, come possiamo vedere. Di solito non ne trovo, perlomeno. Ok, ne possiamo fare un'altra, poi farò un video per sbloccare Ems. Se vedete mancano 10 coppe allo sblocco. La andiamo a provare, dove la proviamo? In stella solitaria? Faremo schifo, però sì, proviamo la stella solitaria, giusto per cambiare un po'. Non vinceremo mai, cioè primi la vedo molto dura perché a meno che il mortaio non ci fa miracoli incredibili. Tra l'altro non troviamo nessuno. Ok, 10 su 10, che è voluto un po' più del solito per trovare qualcuno, cioè per trovare gli avversari più che qualcuno perché sono 10 con noi. Qua c'è un Carl. Il bombardino da sotto ci ha massacrato la vita. Ovviamente ha sparato 200 palle sulla dose a noi. Però abbiamo quasi caricato il mortaio. Lo scopo principale mio sarebbe quello. Ok, fatta fuori la Bea. Siamo secondi. Altra Bea uccisa. Boh, fatto fuori, siamo primi, incredibile. Non me lo sarei aspettato mai. No, ci ha rubato la kill, maledetta. Vabbè, ci ha tirato la ulti e poi se l'è svignata male. Ci ha fatto molto male invece. Ci hanno rubato un'altra volta la kill. Recuperiamo un attimo vita. Con molta calma e tranquillità. Siamo secondi adesso. La torretta tolta dal mio mortaio. Ok, mortaio che ci aiuta. Taglio? No, ok, stavolta siamo quarti. C'è stato un massacro generale, evidentemente. Dai, Carl, dammi una mano. No, stupido. Suicida. Piuttosto che far suicidare a noi, si andava a far uccidere
Il pocio. Venticinque secondi, possiamo ancora farcela. Ci hanno rubato più kill che altro. Ma quel boss ci vuole morti. Quel Carl ci odia particolarmente, non capisco perché. Niente, non abbiamo ucciso niente, niente. Settimi. Eravamo primi, siamo arrivati ai settimi, non si sa come, non si sa perché. Non ci abbiamo ucciso più nessuno, ci hanno rubato tutte le kill del gioco praticamente. Rimanevano con 5 di vita, poi fuggivano da noi, andavano a ammazzarsi contro qualcun altro. Ma non mi sorprende assolutamente, però non perdiamo coppa almeno. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate dell'Elfa Penny qua sopra nel sondaggio, che vi avrò già lasciato precedentemente. Iscrivetevi qui sotto o qui al centro. Noi ci vediamo in un prossimo video, condividetelo e bene.